Buongiorno a tutti, hello everybody, benvenuti nel modulo Lezioni di inglese per tutti di Lina Ondina. Oggi faremo la nostra lezione numero 93. Vi ringrazio che mi guardate e questo è, come vi ho promesso, la nostra prima lezione questo libro che abbiamo iniziato con voi e abbiamo fatto tutta la fonetica all'inizio. Siamo alla pagina 20 e 21. E oggi inizieremo dalle parole. L'unica novità che vi avrei voluto comunicare è che YouTube cambiano le condizioni di uso del canale, perciò la novità è che potreste vedere qualche pubblicità nei miei video. Questo non porta a nessun altro cambiamento. Speriamo che possiamo continuare a fare le nostre lezioni come fino ad oggi. Allora vi siete pregati di portare un po' di pazienza quando diciamo mi guardate. Cominciamo con le nostre nuove parole. Sono nuove per modo di dire, ma perché sono assegnate come nuove nella nostra lezione, perciò magari non sono nello stesso ordine. Voi troverete nel materiale e nei commenti anche la trascrizione di tutte queste parole. Allora, adesso io vi leggo come si pronunciano in inglese e la traduzione in italiano, dopodiché leggeremo il testo, vi traduco frase per frase e un'altra lettura soltanto in inglese che potete anche voi leggere insieme a me. George, Giorgio, John, Giovanni, Susan, Susanna, Brown, Brown, Fox, Fox, Family, Famiglia, Brother, Fratello, Lesson, Lezione, To be, Essere, One, Uno, Two, Due, Three, Tre, 4, 4, 5, 5, full, pieno, nice, simpatico, pretty, grazioso, happy, felice, new, nuovo, Christian, cristiano, my, mio, your, tuo, who, chi, everybody, ognuno, and, e, not, non, to, anche, here, qui, here is, ecco qui, oppure soltanto ecco, a, un, una, uno, questo è l'articolo indeterminativo, for, per, very, molto, yes, sì, no, no, name, nome, sister, sorella, word, parola, to see, vedere. Allora, troverete anche la trascrizione nel materiale oppure nei vostri PDF. Adesso leggiamo il testo. Who are you? Che vuol dire chi sei tu? John, who are you? Giovanni chiede, questo è un dialogo, chi sei tu? E George, che è praticamente Giorgio, che risponde, I am George and who are you? Io sono Giorgio e tu chi sei? John, I'm John. My full name is John Brown. And your full name? Io sono Giovanni. My full name vuol dire il mio nome per intero oppure per esteso. E John Brown, Giovanni Brown. E tuo nome per intero? Com'è? George? My full name is George Fox. George is my Christian name. Fox is my family name. Allora, Giorgio risponde: il mio nome per esteso è Giorgio Fox. Giorgio è il mio nome di battesimo, Christian name. Fox is my family name e Fox è il mio cognome. John. Are you here to see Susan? Sei qui per vedere Susanna? George. Yes, I am. Sì. John.
Susan is my sister. She is very nice. Susanna è la mia sorella. Lei è molto simpatica. George? Yes, very nice. And she is pretty too. E Giorgio dice: sì, è molto simpatica e anche molto pretty, graziosa. John, yes, she is very pretty. Giovanni dice: sì, e lei è molto graziosa. George, here is Susan. Ecco qua è Susanna che arriva, no? E John si rivolge a Susanna. Susan, George is here to see you. He is very nice. Susanna, Giorgio è qua per vederti. Lui è molto simpatico. Susan, hello George. Ciao Giorgio. George, hello Susan. Ciao Susanna. Susan, I'm happy to see you, George. Sono contento, sono felice di vederti, Giorgio. George, and I'm happy to see you, Susan. Giorgio risponde e io sono anche felice di vederti. John, and I'm happy too. Giovanni dice e anche io sono felice. Everybody is happy here. Ognuno è felice qui. Questo era il nostro testo, adesso lo leggiamo un'altra volta, cercate di ripetere insieme a me, lo facciamo tutto in inglese e dopodiché la nostra lezione si potrebbe dire è finita. Non dimenticate di fare dettato con le parole nuove, provate a dettare ai vostri dispositivi se avete già aggiunto una nuova lingua nei vostri dispositivi e potete provare a parlare al microfono e a vedere se riuscite a pronunciarle giuste. Se ve li scrive giuste, parlando al microfono, vuol dire che l'avete imparato bene. Adesso iniziamo. Who are you? John, who are you? George, I am George. And who are you? John, I am John. My full name is John Brown. And your full name? George, my full name is George Fox. George is my Christian name. Fox is my family name. John, are you here to see Susan? George, yes, I am. John, Susan is my sister. She is very nice. George, yes, very nice. And she is pretty too. John, yes, she is very pretty. George, here is Susan. John, Susan, George is here to see you. He is very nice. Susan, hello, George. George, hello, Susan. Susan, I'm happy to see you, George. George, and I'm happy to see you, Susan. John, and I'm happy too. Everybody is happy here. Questa era la nostra lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Thank you for your attention. I wish you have a nice study and see you in the next lesson. Bye bye.